Sindaco, invece per quanto riguarda la crisi idrica, insomma, sta attanagliando questa settimana. Ma io voglio dire attraverso voi, la crisi idrica è generale. Avete visto che l'altro giorno l'amministratore delegato di Acea ha detto che occorrevano 50 miliardi di euro perché abbiamo condotte scassate, a noi ogni tanto si rompono. Poi cala l'acqua, quella del Bifera in particolare, che non c'è. Stiamo aspettando la regione che decide di darci finalmente questi 5 milioni per quanto riguarda la rete metallica, deve essere tale da consentire, diciamo, di evitare problemi particolari quando è la potabilità dell'acqua. Se non ci sono questi investimenti, un pubblico non riesce a farlo. Difatti abbiamo fatto bene per la formula del controllo pubblico, ma l'intervento di privati sarà un miliardo e qualcosa, ma lo deve fare la regione, non dobbiamo farlo noi. Così come la depurazione, c'è il commissario di governo, faccio appello a voi, dite al commissario di governo si muovesse, e cosa deve fare? Non lo fa il comune, quindi non siamo noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto i soldi, abbiamo recuperato, qua abbiamo fatto tante decisioni, alcune non erano, diciamo, in linea con quanto immaginava la Corte dei Conti. Ora c'è stata la sentenza della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, pare che si ci appelli o si ritenga valida quella, speriamo che sia così, nella collaborazione leale tra organi e funzioni dello Stato. Sindaco, domenica.